Rifiuti zero è una strategia coniata da Paul Connett, ha completamente appunto rivoluzionato la visione di gestione dei rifiuti. Parte da un punto di vista che è quello intanto delle parole. I rifiuti che noi chiamiamo tali non sono rifiuti, ma sono materie post-consumo. Ridare dignità alla materia significa riconnettersi a quello che è uno dei principi molto oggi diciamo richiamati, che è quello dell'economia circolare. La strategia Rifiuti Zero arriva poi attraverso appunto questo percorso di 10 passi a collocare un passaggio fondamentale che è quello della responsabilità dei produttori. L'Italia è uno dei diciamo maggiori diffusori della strategia, quindi noi parliamo sempre spesso di cattivi esempi, invece siamo veramente promotori di moltissimi esempi di positività in Italia. Rifiuti Zero Sicilia è una realtà che si propone di diffondere i principi della strategia internazionale Rifiuti Zero all'interno del territorio siciliano. Rifiuti Zero Sicilia nasce nel 2010 per combattere contro l'allora progetto del governatore Cuffaro di installare 4 mega inceneritori nell'isola. Si propone di lavorare su due binari, su due livelli. Uno è quello della stare sul pezzo e quindi capire come ci si muove a livello di trattamento dei rifiuti sui territori. L'altra anima, che devo dire è anche prevalente, è quella della proattività, della propositività. Abbiamo lanciato in questi 10 anni, diversi progetti territoriali che possano essere degli esempi, quindi una visualizzazione reale, vera, diretta di come i rifiuti possono essere una risorsa e di come i rifiuti possono essere trattati anche localmente, impedendo quindi quello che è il traffico, i chilometri percorsi, valorizzando appunto una risorsa per un utilizzo locale. Accanto a questa compostiera installata all'interno di un istituto scolastico che è un simbolo. Trasferimento dei rifiuti all'interno della compostiera avviene durante alcuni orari, sia genitori di alunni della nostra scuola, ma persone comunque del territorio che abitano in questa zona possono venire appunto a conferire i rifiuti nella compostiera. È un'opportunità che è stata data a chi vive in un appartamento dove è onestamente complicato poter gestire una compostiera. L'inserimento delle compostiere all'interno della nostra scuola sono state un completamento del progetto Amica Terra, che è un progetto di educazione ambientale inserito nel piano triennale dell'offerta formativa della nostra scuola, che portiamo avanti in tutti gli ordini di scuola presenti. Il progetto va avanti grazie al lavoro interno svolto da tutti gli insegnanti della scuola, svolto anche in collaborazione però con associazioni presenti sul territorio, quali ad esempio Rifiuti Zero. L'esperienza di questo progetto è stata un'esperienza molto bella, passionale anche, perché dovevamo far capire l'importanza di questo progetto anche ai cittadini e a quelli che partecipavano a questo progetto. La proposta è stata subito sposata da questo istituto proprio perché, oltre a consentire la formazione di quello che sono i nostri alunni, permette il legame con il territorio. E questa cosa dà i suoi frutti perché i ragazzi, quello che imparano a scuola, quello che scoprono attraverso le varie attività, lo portano poi a casa, educando, tra virgolette, anche, le famiglie. Quindi abbiamo scelto le compostiere proprio per dare questo segnale alla città che si può cambiare davvero.
La cosa importante secondo me di questo progetto all'interno della scuola è la sua replicabilità ed è un progetto che può incidere tanto sulla gestione dell'organico in un'area specifica. Rifiuti Zero Sicilia è presente in tutta l'area della regione e ragiona a livello di collaborazioni non soltanto attraverso appunto il lavoro dei soci, ma attraverso tante collaborazioni. Noi crediamo moltissimo alla rete, quindi alla rete sia tra associazioni che tra enti e le collaborazioni. L'Italia che cambia è la speranza che i nostri ragazzi riescono a cambiare anche gli adulti. Una rivoluzione. Rivoluzione mentale, specialmente per i ragazzini e i bambini. I ragazzi che vedo crescere sotto i miei occhi, dentro la scuola che dirigo e in giro. Per me l'Italia che cambia è un'evoluzione perché spinge con il suo cambiamento verso l'adozione di un nuovo modo di vedere. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.